Ciao a tutti, sono Simone e questo è Esperimenti in Garage. Mi serve una controcopertina per i video del canale, ovvero un'immagine da mettere alla fine dei video su quali venga visualizzata la schermata finale, ovvero le miniature dei video suggeriti da guardare successivamente. Adesso vado quindi giù in garage a farmi qualche foto e per prima cosa devo spelucchiarmi la felpa, che questi gatti bellissimi mi riempiono sempre di pelo. Qui c'è l'armeria con tutti gli attrezzi per togliere i peli dei gatti, questo è fighissimo. Guardate la magia qui dentro. Altra cosa che mi serve è ovviamente la macchina fotografica, cara buona vecchia D300S, e come obiettivo mi serve il grandangolare, che adesso è sulla telecamera, sulla Blackmagic, quindi adesso lo smonto. Mi sembra di aver visto dei peli di gatto anche dentro la Blackmagic, peli ovunque. Sarà mai da trattare così la sedia? Basta, basta. Allora, questi gatti sono drogati. Uno adora le sedie, uno adora il laser, uno adora l'acqua. E tutti hanno una quantità di pelo. Ultima cosa da prendere, il fotografo. Il mio fotografo preferito. Chissà che è stato far cadere la GoPro. Direi che si può andare. Tu no, mi dispiace. Ok, farò qualche prova con qualche inquadratura e vediamo cosa viene fuori. La GoPro sei in mezzo all'inquadratura. Classico, 80 foto, non ce n'è una che mi piace. Dai, qualcosina comincia ad arrivare. Provando anche ad immaginarmi la composizione con a fianco le due miniature, col simbolo dell'iscrizione. Sto facendo un po' lo scemo perché non ho idea di cosa verrà fuori. Potrebbe essermi venuta un'idea da non sottovalutare. Mettendo la telecamera qui, viene un'inquadratura in cui c'è metà parete con gli attrezzi e metà l'altra porta del garage, che è vuota, dove ci possono stare le miniature. Provo anche questa. Direi basta, ho fatto anche troppo, qualcosa di decente spero sia venuto, quindi ora ringrazio il mio fotografo personale di fiducia, vado a vedere cosa è venuto fuori e poi lo vedrete alla fine del video quale immagine ho scelto. Fatta, sto ufficialmente esportando il primo video con applicata la schermata finale. Prima ho scaricato un fotogramma da YouTube con i riquadri e con il riquadro di iscrizione. Ho fatto questo template che così posso applicare alle foto e vedere se l'ho fatta bene. E per fortuna tutto torna, si riesce ad incastrare. E la foto che ho deciso di applicare, la prima, è questa, ma ne ho selezionate 5 come le migliori, quelle dove ho una faccia non troppo indecente. Due sono praticamente identiche, poi c'è questa in cui sono seduto, questa all'armadio e quest'altra quella all'armadio. Diciamo che sono tre praticamente. Comunque tre sono più che sufficienti e nel caso ne servissero altre, le farò. Quindi anche per oggi è tutto. Ah, non devo tenermi centrato, devo tenermi così nell'inquadratura. Perfetto. E quindi ci vediamo come sempre al prossimo episodio di Esperimenti in Garage. Ciao ciao!